Cari amici, un cordiale saluto a tutti. Voglio attraverso questo video lanciare un breve messaggio di augurio e di buon Natale. Quest'anno il Natale cade in una contingenza storica del tutto particolare. Abbiamo questa guerra che imperversa nel nord Europa. Continuano ad esserci viaggi disperati che attraversano il nostro Mediterraneo alla ricerca di maggiore libertà. Continuano ad esserci quelle proteste in Iran da parte di tante donne che chiedono semplicemente pari diritti. Ecco, continua ad esserci il Covid, anche se buona parte è già stato fatto, però si teme una recrudescenza proprio in questo tempo delle feste di Natale. Ecco, su tutta questa situazione cade il nostro augurio di Buon Natale. Ma dobbiamo andare veramente ai protagonisti del Natale, in modo particolare a Maria Santissima. Lei che non ha avuto paura di fronte a quell'annuncio particolarissimo del Signore che le chiedeva di mettersi in discussione. Lei non ha avuto paura ancora di seguire quanto gli era stato chiesto, si è messa in discussione, si è messa a servire, ha camminato tanto. Non ha avuto paura anche Giuseppe al fianco di Maria di affrontare quella situazione che lo vedeva in un qualche modo anche protagonista, proteggendo appunto Maria Santissima e Gesù. Non hanno avuto paura quei pastori che hanno lasciato il gregge abbandonato di notte. Non hanno ancora avuto paura quei sapienti che sono arrivati da lontano, non hanno avuto paura del cammino. Così pure anche poi gli apostoli hanno lasciato tutto e non hanno avuto paura a seguire il Signore. La storia ci dice anche che tanta gente ha dato la vita per la causa del Vangelo nel corso dei secoli, ieri come oggi. Parlo dei martiri. E questo ci dice proprio come questo è lo stile che noi siamo chiamati ad avere anche in questo Natale. Dobbiamo essere luce e portatori di speranza proprio negli ambienti in cui viviamo. Dobbiamo essere persone che non hanno paura della loro fede e si mettono in discussione e in dialogo con tutti. In questa prospettiva vorrei proprio augurare buon Natale a tutti voi, alle vostre famiglie, in modo particolare a coloro che sono ammalati e che sono nelle nostre case.